Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Elvetico, sono qua con un video serio, sì, avete sentito bene, un video serio. È un video dove spiegherò con un sottofondo di un episodio dove spendo bene le mie monete guadagnate con tanta voglia in un mortaio e il castello del clan al 4. E vi volevo parlare dei consigli per migliorare giocare. Melee, di migliorare mentre giocando a Clash of Clans. Allora, intanto vi volevo in dire che Clash of Clans è un gioco, beh, naturalmente fatto bene perché, oddio, che crea dipendenza sto gioco, e perché è fatto talmente bene che crea veramente di dipendenza e crea dipendenza, c'è poco da fare. Cioè, quindi uno come una sigaretta, no? Certo, non fa male, ma crea dipendenza, cioè che te, se sei fuori casa, pensi sempre, dici, speriamo non mi abbiano attaccato le risorse, cos'ha. E poi soprattutto i consigli per migliorare a Clash of Clans che vi voglio dare in un breve tempo di 4 minuti sono pochi ma essenziali. Ok, quindi intanto bisogna dividere inizialmente subito il tipo di gioco. Perché se sei un farmer o uno che va per coppe, cioè che sta molto alto di coppe e se ne sbatte, diciamo, non gliene frega. Intanto qui guardate il fail, ci vogliono 253 gemme, ce ne ho 252. Insomma, dicevo, quello di coppe che non gliene frega delle risorse e sta soltanto alto. Io sono un farmer e ogni tanto faccio coppe come quando me lo dice il clan. E durante il farming, secondo me, è il momento in cui uno sviluppa di più il villaggio perché ha più opportunità di rubare risorse e quindi fare up più in maniera più frequente, più frequentemente, ecco. Infatti gli up che io gli up, up, diciamo, consigliati durante il farming sono appunto le difese, ma non tutte insieme, bisogna alzare difese, caserme. E per ultimi estrattori, perché bisogna sapere che più uno ha livelli alti gli estrattori e più possono contenere, quindi più ti possono rubare da essi senza entrare nel tuo villaggio. Le difese migliori contro gli attacchi di farmers sono gli stregoni e i mortai, indubbiamente, perché sono le classiche difese splash, cioè che fanno danno a più unità insieme, no? Quindi, detto questo, le truppe che io consiglio di usare per fare molte risorse sono indubbiamente i goblin, perché fanno doppio danno alle risorse. Poi i giganti da usare come kamikaze, qualche barbaro per kamikaze per spaccare le mura, spaccamuro e arcieri, che gli arcieri servono tantissimo per prendere le risorse fuori dal senza spac dover spaccare delle mura. Poi, invece chi gioca per coppe non può resistere tanto senza gemmare, perché se te stai per coppe e non gemmi, no, non so come fai a trovare tutte quelle risorse, almeno che tu sia in lega, metti maestro, Master League, e quindi ad ogni attacco vincente prendi 100.000 e 100.000, ma è una cosa molto lunga perché nel farming puoi prendere 200.000 a volte e puoi fare un attacco dopo 20 secondi. Quindi, io adoro il farming perché fare coppe non mi riesce, fa tutte le tecnichine lì per attaccare e sfondare i villaggi. Quindi, le truppe consigliate, vabbè, per le coppe sono truppe o uno attacca con barbari, giganti, arcieri e spaccamuro, oppure attacca con gli angeli, ma le truppe proprio classiche consigliate sono golem, P.E.K.K.A., angeli, no, non angeli, draghi. Che sono le truppe naturalmente con più vita e con più danno. Quindi, per questo episodio è tutto. Ci si becca a un prossimo episodio. Spero di esservi stato utile. Bella.